Ciao a Gossip & News. Sono Rosy Abate in questa serie ed è fa parte della famiglia degli Abate, composta dai tre fratelli, due fratelli maggiori e un fratello minore di lei. Claudio Gioè ha detto che è una fiction che parla appunto di mafia, però da un punto di vista femminile. Sì, da un punto di vista femminile sicuramente, perché è guardato dagli occhi di un della nostra Claudia Mares, e quindi insomma sì, viene vista dal punto di vista diciamo femminile, e non saprei come dire, il suo è un punto di vista puramente legato al suo lavoro, diciamo, no? Per cui arriva a Palermo tentando di combattere determinate cose. Credo che sia una donna abbastanza forte, che si trova a confronto con una realtà particolare, verrà messa a dura prova, diciamo, la sua fede, se così si può chiamare. Hai mai avuto situazioni nella vita che ti hanno messo di fronte a degli ostacoli e poi hai dovuto tirare fuori la grinta, insomma? Sì, credo di sì. Non so qui a specificare cosa, ma credo di sì. Prossimi impegni? Prossimi impegni? Per adesso sono ferma. Prossimi impegni lavorativi? Quest'anno sicuramente farò qualcosa per la Tau 2, per Pietro Valsecchi, e vediamo. Non posso dire nulla per adesso. Tu quanti anni hai? Io ho 23 anni. Ma come hai cominciato? Veramente per caso. Io facevo ginnastica artistica all'epoca, uscivo da una palestra e mi fermò un regista che ho scoperto dopo essere Gabriele Muccino, per un provino che ho fatto che poi non andò bene, e in seguito ho cominciato così per casting, e quindi è iniziata per caso. Se dovessero offrirti qualche cosa in questo momento, che cosa ti piacerebbe fare? Cosa mi piacerebbe fare? Qualcosa che non ho mai fatto, qualcosa di diverso, qualcosa in cui ci si possa mettere in gioco, qualcosa di nuovo sicuramente.